Buonasera a tutti, io sono Alessandro e la mia carriera è sempre stata praticamente in azienda. Tutto però è cominciato allo IED, dove io ho potuto sviluppare la mia passione per il disegno e soprattutto ampliare tutte le mie conoscenze a livello tecnologico, piuttosto che di materiali, di finiture, tutte cose che poi mi saranno servite all'interno della mia carriera all'interno delle aziende. Un punto su cui lo IED ha sempre puntato molto è lavoro in team. A noi ci hanno spiegato che lavorare in team avrebbe fatto parte del nostro quotidiano e quindi anche nel laboratorio di modellistica abbiamo lavorato insieme fin dal primo anno. Era il 1999 e io e un mio compagno abbiamo pensato a questo computer che aveva le periferiche staccate e quindi con tecnologia Wi-Fi. E vedendo quello che sta succedendo al giorno d'oggi direi che ci siamo andati molto vicini. E chiaramente oltre a questo c'è anche un aspetto legato alla presentazione dei prodotti, alle tavole emozionali, o ai rendering, agli esplosi, tutte cose che comunque ci serviranno all'interno del nostro percorso lavorativo. Inoltre c'è anche modo di mettersi in discussione. In questi 3 anni che ho frequentato lo IED ho avuto modo di partecipare a diversi concorsi, uno tra questi è quello della Martini, in cui avevo pensato a un bicchiere un po' particolare, dove l'asta del bicchiere era cava e praticamente con una spirale arrivava fino alla superficie del bicchiere, quindi il bicchiere di per sé aveva una cannuccia integrata. E per ogni studente, chiaramente il percorso si conclude con l'apice, che è la tesi. Io ho avuto, da grande appassionato di motori quali sono, ho avuto modo di partecipare col centro stile SEAT alla realizzazione degli interni di quest'auto. Noi abbiamo pensato sempre in team, chiaramente, a degli interni molto multimediali con una plancia centrale che aveva la possibilità di condividere le immagini, condividere i suoni, ma anche gli odori che venivano dall'esterno. Il tutto poi è sfociato in un modello in scala 1:5, questo modello era circa 40 cm, realizzato da noi all'interno del laboratorio, in materiale MDF, piuttosto che plastiche termoformate, tecnogel, tutte cose che hanno reso possibile in maniera molto realistica di ottenere questo risultato. Nella vita poi, secondo me, bisogna fare delle scelte importanti. Io ho avuto modo di lavorare per Iosaghini, però il giorno che avevo il colloquio da Iosaghini avevo un impegno personale molto molto importante al quale ho rinunciato. Ho iniziato a lavorare praticamente subito dopo lo IED e in questi 6 mesi di permanenza ho toccato con mano cosa vuol dire stare in un grande studio di architettura, dove c'è una figura capo che è quella dell'architetto e tutti gli altri lavorano per lui, non con lui ma per lui. E in questi 6 mesi ho avuto la possibilità di partecipare a progetti per Ferrari, alla ristrutturazione della casa natale di Enzo Ferrari, ma anche alla ristrutturazione e riqualificazione del polo fieristico di Rimini. Non volendo però fermarmi a disegnare per un architetto, ma volendo intraprendere una carriera comunque come designer, ho accettato di buon grado la chiamata di Novalux, un'azienda che nel settore dell'illuminazione comunque è sempre stata presente, era il 2003, e per Novalux c'è stato un passaggio, diciamo, epocale, perché siamo passati dalla carta millimetrata all'era digitale. Io sono entrato in Novalux e c'era una persona che era lì da 52 anni. Era entrato in Novalux a 14 anni ed è stato uno scontro proprio generazionale, dove vedevo un ragazzino un po' spigliato che disegnava a mano libera piuttosto che sul computer e quindi un po' mi ha remato contro. La mia fortuna è stata quella di avere un titolare giovane che credeva in me e quindi è nato il mio primo prodotto. Questo l'ho messo perché è proprio stato il primo prodotto che ho disegnato io e che è entrato in produzione e che tuttora è presente nel catalogo. È chiaro che nei 7 anni successivi ho avuto modo di avere tante soddisfazioni, prima tra tutte diventare responsabile di progettazione di Novalux e realizzare prodotti sempre più complessi come un sistema complesso di illuminazione. Però non è su questo che mi voglio fermare. Mentre ero lì ho fatto un master proprio sul lighting dove c'era un ragazzo, un designer, che mi ha detto che stava presentando un prodotto. Io gli ho fatto una domanda e gli ho chiesto: ma tu come pensi di risolvere questo problema tecnico? Lui mi ha guardato e mi ha detto: no, io sono un designer, non mi occupo di queste cose. Al che io ho detto: no, io non voglio essere così.
Secondo me noi abbiamo una grandissima fortuna come designer. Abbiamo una creatività innata e questa creatività la dobbiamo applicare comunque alla tecnica, alla meccanica e a tutto quello che ci si presenta davanti ogni singolo giorno. E questa creatività applicata alla meccanica ci permette di superare tantissimi ostacoli, ma soprattutto quando ci troviamo davanti a un colloquio o comunque delle difficoltà, riusciamo a superare chi è solo meccanico o chi è solo creativo. Questo è il messaggio che voglio lasciare stasera. Non fermarsi, mai fermarsi e andare avanti sia con la creatività che con la meccanica. E io poi ho dovuto fare una scelta. E questa scelta mi ha portato a seguire il mio cuore, la mia compagna è qui, lombarda, e quindi dopo quasi 7 anni in una famiglia come quella ho preso la decisione di lasciarla. E, sono andato in un'azienda più piccola dove ho fatto comunque una bella esperienza perché mi ha permesso di capire ed utilizzare sorgenti nuove, per esempio, come sono i LED. E questo prodotto l'ho messo perché in realtà quando un designer disegna certe cose non deve mai fermarsi al primo traguardo, ma deve sempre guardare oltre. Quindi ho disegnato una versione su parete, una versione su soffitto, una versione a sospensione, ma perché no, può nascere anche una versione su palo. E quindi questo mi ha permesso di avere un'ampia gamma con un prodotto solo. E chiaramente quando un designer ha delle idee, secondo me le deve portare avanti, non deve mai fermarsi e deve disegnarle, anche se non sa a chi farle fare. E questo è quello che è successo con questo prodotto. Io ho pensato a un appendiabiti e l'ho disegnato così, per un giorno l'ho disegnato. E idem con questo, stavo guardando la televisione, mi è venuto in mente questo, ho detto, amore, devo andare, devo disegnare. Questo però che cos'ha? Questo è un concetto dietro. Questo è un prodotto che ha l'uomo, la sua evoluzione, il tempo e il luogo dove si è svolto tutto questo, cioè la nostra terra. Secondo me è un oggetto di design ancora più importante quando ha dietro un concetto molto forte. Questo secondo me ha un concetto dietro. Poi fortunatamente ho trovato anche un'azienda che mi ha prodotto questi due articoli. È chiaro che quando noi lavoriamo abbiamo sempre da imparare, come se fosse su un grafico, no? Noi impariamo, poi a un certo punto non impariamo più in quell'azienda e il nostro grafico non sale su, ma siamo in parallelo, in linea di galleggiamento. Questo era successo quando mi ha chiamato Imper. E, come diceva Alessandro, questa è la macchina che ho disegnato. Io sono entrato in Imper il 12 marzo del 2012 e il 27 marzo avevo già disegnato i bozzetti di questa macchina. È poi entrata in produzione, fortunatamente, e attualmente vende circa 40.000 pezzi l'anno, qualcosa del genere. E poi arrivano anche le soddisfazioni, nel senso che sempre una declinazione di questo prodotto arriva terza a una fiera, un altro prodotto l'ho inventato semplicemente girando i scooter, stavo facendo un giro per i fatti miei e mi è venuto in mente questo prodotto e l'ho disegnato e anche questo è andato bene. E poi ci sono le sorprese, nel senso che da materiali molto pregiati, da finiture di pregio, come possono essere l'acciaio, tutti i materiali molto pregiati, il vetro, interfaccia touch, nascono delle collaborazioni con aziende che non avrei mai pensato di poter toccare con mano. Anche come in basso a destra, qui non si vede molto, ma ha una finitura in carbonio. Quindi quello che voglio dire è mai fermarsi al primo traguardo, ma guardare anche a finiture particolari, eccetera, eccetera. È chiaro che, come dice il mio mentore, chi copia gli altri arriva sempre secondo, sempre, non c'è verso. Quindi bisogna pensare a qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo vuol dire trovare degli oggetti che sono unici, che non ha ancora disegnato nessuno, e questa, che ci crediate o no, è una macchina del caffè. La macchina del caffè è sopra piano, che ha semplicemente un vetro che si apre, si inserisce la capsula e tutto il resto è sotto. Tutto il resto è sotto e quindi l'ingombro è minimo, l'altezza è regolabile e quindi è una macchina che quando noi abbiamo presentato il primo comp set in fiera ha avuto un successo incredibile. E domani? Beh, domani mi aspetta una sfida molto importante ed entusiasmante, però magari ne parliamo l'anno prossimo.